Bentornati, incredibile, su Project Playtime più carichi che mai. Oggi ho registrato la reaction al primo teaser del capitolo 4, incredibile, che voi probabilmente avrete già visto per quando uscirà questo video, incredibile. E dopo aver registrato quel video, ragazzi, in me è tornata una voglia pazzesca, allucinante, di rigiocare, dopo quasi un mese e passa, a Project Playtime, ragazzi. Quindi io vi registrerò un episodio di Project Playtime incredibile, ragazzi, mamma mia. Quindi proviamo come specialista, ragazzi. Io ormai ho perso le speranze a comprare abilità sus, però vorrei cambiare oggi, ragazzi. Leviamoci queste abilità, voglio provare cose nuove, ragazzi. Tipo, con calma, ragazzi, le compriamo tutte, ragazzi, altrimenti non c'è niente di sus incredibile. Io mi prenderei il roll nuovo. Ci prendiamo questo che non facciamo rumore e questo delle trappole. Top, tre abilità nuove incredibili e find a match, ragazzi. Incredibile. Quando sono mostro non me le trovo mai. Possiamo cambiare pure colore. Che allora, ci mettiamo le manine blu tutte e due? Che dite? E poi magari cambiamo la skin del protagonista? Che dite? Una cosa così? Colore arcobaleno con le manine blu, secondo me è spicy. Ok, vai. Playtime Factory. Proviamo, ragazzi. Ovviamente indovinate un po'. Perderemo questa partita, ragazzi, perché io ripeto, ho vinto quella volta a fortuna facendo fare tutto agli altri, ragazzi. Non vinceremo, secondo me, mai più una partita incredibile. Però, come vedete, come specialista c'è quel brividino incredibile che si trova subito una partita, ragazzi. Poi quando giocherò io come mostro, non mi trova nessuno incredibile. Comunque, ragazzi, io sarà che ho visto oggi il teaser di Poppy Playtime capitolo 4, però molte cose le ho dette in quel video. Ok, non so che è successo, ragazzi. Avete visto? Avete visto voi, eh? Quindi molte cose le ho dette in quel video, ragazzi. Però se mi viene qualche altra cosa in mente la voglio dire in questo video incredibile, perché quel teaser è molto spicy. Ragazzi, abbiamo dei pro. Abbiamo uno col vestito da Kiwoki, che secondo me è sempre lo stesso. Quindi, ragazzi, potremmo avere delle fortissime emozioni in questo episodio incredibile, ragazzi. Ve lo dico. Tanto mi sono messo la capriola potenziata, eh. Perfetto, già ho iniziato e già c'è una mammy long legs che mi punta. Noi, ragazzi, scappiamo alla velocità della luce. La sentite, ragazzi? Ah, lagga! Che gioia! Guarda Mammy Long Legs come mi sorveglia da lontano. Allora, ragazzi, questi mi sembrano capaci. Se non lagga, ovviamente, ragazzi, perché hanno dato una laggata poco fa incredibile. Allora, se sono bravi, ragazzi, io farò la stessa tecnica dell'altra volta, cioè non fare niente e far fare tutto a loro, che è la tecnica dei campioni. Ok, hanno fatto già due pezzi su tre, ragazzi. Assurdo, veramente. Potrebbero essere bravi questi, eh. Ragazzi, incredibile, ci sono. Scusatemi, pazzesco e assurdo. Mi hanno chiamato al telefono, era una chiamata importante, ragazzi, perché mi stanno riparando l'altro computer incredibile e quindi dovevo rispondere per forza, ragazzi. Non so che è successo, perché mi sono allontanato tipo 5 minuti. Questi sono forti, eh. 4 su 6, ragazzi. Tecnica infallibile di questo Zoel Man del Godoverse: nascondersi e non fare niente. Ragazzi, è la soluzione giusta. Ci possiamo nascondere, incredibile. Ragazzi, aspettiamo che arrivano a 6 su 6 e poi si va per la gloria del Godo, ragazzi. Allora, intanto che aspettiamo che i nostri amici incredibili fanno il lavoro, incredibile, vi volevo dire poco fa, prima che appunto il mio telefono squillasse e io dovevo rispondere di corsa, incredibile, che appunto il teaser del capitolo 4 era veramente spicy. Mi ha disconnesso, vabbè. Quella partita, ragazzi, era praticamente vinta, però Project Playtime ha detto non ti meriti di vincere una partita nella quale non hai fatto praticamente niente, ragazzi, e quindi Project Playtime mi ha cacciato fuori. Incredibile. Mettete da parte sogni e speranze, ragazzi. Quella era praticamente vinta, perché erano gli unici giocatori capaci che avevo trovato dai tempi della prima vittoria, ragazzi. Purtroppo, che dovete fare? È andata così. Incredibile. Perfetto. Ora abbiamo però tempo di parlare di quello che volevo dire, ragazzi, perché ripeto, adesso le perderemo tutte, perché quella è stata l'unica speranza che avevamo di avere questa gloria sus. Purtroppo è andata così. Allora, stavo dicendo, ragazzi belli, che questo teaser del capitolo 4 è molto spicy. Abbiamo visto questo nuovo Smiling Critters che continua a sembrare quasi una forzatura, come ho detto anche nel video, perché sarà che io avevo letto un po' questi leak sus, si parlava di un pagliaccio, di un clown, oppure un duo di mostri, un trio di mostri. Può essere pure che questa pecorella sia un personaggio secondario, però il fatto che sia spammato già dal primo teaser mi fa pensare che invece, se no, è qualcosa di importante e incredibile, no? E se da una parte l'idea di avere nuovi Smiling Critters potrebbe essere intrigante, dall'altra parte, se no, volevo che ogni capitolo avesse una particolarità, no? In questo caso, gli Smiling Critters, se no, erano capitolo 3. Capitolo 4, io voglio Boxy Boo, ragazzi. Assolutamente voglio Boxy Boo. E non lo so se avremo questa soddisfazione di Boxy Boo, ve lo dico sinceramente. Vabbè, abbiamo perso, ragazzi, siamo in 3, quindi è palesemente persa questa qui, incredibile. Però, Boxy Boo, secondo me,
Lei e il dottor Sawyer saranno parte del capitolo 4, incredibile ragazzi. Qui c'è una Mummy Long Legs caramella, una dolcezza per il palato che sta facendo dei trick pazzeschi e assurdi. Mi sta praticamente colpendo il sederino. E mi sa che si muore, incredibile. Voilà, che bello, eh. Ragazzi, ve l'ho detto che quella di prima potevamo vincerla se reggevamo, ma queste ovviamente sono tutte andate. Ne approfitto però per parlare con voi, incredibile. Per quanto riguarda Dog Day, come ho detto in quel video, secondo me Dog Day è ancora vivo. Poi abbiamo pure Poppy in tutto questo, quindi... c'è Daisy, ragazzi, Daisy pure. Sono contento che abbiano scelto le prigioni, quello sì, perché effettivamente le prigioni rispetto al parco sus mi attirano sicuramente di più. Perché il parco giochi mi dà l'idea più di una parte esterna, no? Quella potrebbe essere pure un'espansione nuova. Potrebbero fare capitolo 6. Magari il capitolo 6 di Poppy Playtime, ragazzi, è tipo fuori, no? Sarebbe una cosa abbastanza sus. Vedremo, ragazzi, cosa succederà nel capitolo 4. Mi ha fatto un agguato Mummy Long Legs che neanche me ne sono accorto. Vabbè, ragazzi, che dovete fare? È l'esperienza di Mummy Long Legs. E anche questa partita è finita con io che vengo sputato fuori, ragazzi. Per adesso, prime due partite sono andate veramente bene. Io mi direi che lo specialista lo possiamo un attimo accantonare. E andrei di Huggy Wuggy. Huggy Wuggy, ti prego, dammi soddisfazioni incredibili, anche se non ho il cappello pazzesco e assurdo. Ragazzi, che dovete fare, amici? Come vi ho detto, ragazzi, come mostro non si riesce a giocare. Purtroppo non so che è successo. Cioè, neanche come Huggy Wuggy, ragazzi. Sono 10 minuti che aspetto, eh. Purtroppo io vorrei giocare come mostro, perché, parliamoci chiaro, è 100.000 volte più divertente. Però non capisco la difficoltà. Proviamo Mummy Long Legs 5 minuti, ma niente. Ragazzi, c'è niente da fare. Tocca per forza di fare un video con lo specialista. Non ci posso credere. Come mostro, ragazzi, non c'è speranza. Non capisco il motivo. Perché poi, scusatemi, ogni partita c'è un mostro, no? Quindi perché i mostri quando sono gli altri sì, quando faccio il mostro io no? Metti che volevo usare Huggy Wuggy, non si riesce a usare Huggy Wuggy, incredibile. Mummy Long Legs, neanche. E vabbè, ragazzi. Capite pure perché non vi porto spessissimo Project Playtime, ragazzi, ma ve lo porto ogni tanto. Perché purtroppo, io lo so che vi piace da morire, ragazzi, anche io ci sono affezionato a questa serie incredibile. Ma come vedete, è sempre la stessa cosa. Se io voglio provare a variare, come facevo una volta che vi facevo un video con un mostro e poi quello con lo specialista e poi quello con quell'altro, incredibile, non ci riesco più. Sono un paio di mesi che riesco a fare solo video con lo specialista, che sono tutti uguali, ragazzi, perché a parte prima che potevamo vincere il gioco ha detto no. Sono sempre partite di 3-4 disgraziati che vengono divorati da mostri incredibili, ragazzi, capito? Io continuo a sperare che questo gioco venga aggiornato, ma secondo me ormai è abbandonato come i giocattoli nel capitolo 4 che sono abbandonati. Io mi ricordo ancora ad aprile, quando un ragazzo mi scrisse: ah, stai tranquillo, adesso aggiorneranno Project Playtime, metteranno Catnap. E io dicevo, sus. E di fatto, ragazzi, non è successo niente, amici, quindi sus. E qui, ragazzi, siamo di nuovo in 4. Ne mancano 2. C'è un tizio simpatico, meno male che almeno è simpatico lui. Che nemico formidabile troveremo in questa partita incredibile che stiamo per perdere. Pazzesco e assurdo. Lo scopriremo tra poco. Oh, meno male, siamo riusciti a fare una qualche cosa di divertente. Vediamo un po' se riusciamo almeno a prendere un punto. Ah, guarda quanto è bello quell'Huggy Wuggy simpaticissimo che ci sta guardando malissimo, ragazzi. Momento della fuga. E te pareva? Oh, ma io dico, ma come funziona sta cosa che ogni volta che ci sto io a nuova partita vengo sempre eliminato io per primo, ragazzi? Per una volta che ero riuscito a contribuire alla partita, niente da fare, amici. Mai una gioia. Erano 3 su 6, ragazzi, non stavamo andando male, eh. Per una volta ero stato utile anch'io. Questo tizio è spicy, guarda come si mette in posizioni strane per liberarmi. Questo è bravo, ragazzi, cerchiamo di fuggire. Vabbè, ragazzi, ma non ho parole, ma che cavolo di sfiga. Oh, scusami, ma fra tutte le strade dovevo capitare per forza davanti a lui. Ho fatto anche il trick della porta. Non me la merito questa sconfitta, però, eh. Si sta confondendo questa ghiua che non sa neanche lui dove mettermi. Ragazzi, giuro che se mi libera un'altra volta mi nascondo, non faccio più niente per tipo tutto il tempo, eh. Purtroppo questi sono pure forti, ragazzi, si sono mai fatti prendere. Ma com'è possibile che vede solo me quest'uomo? Sono espertissimi questi. Com'è possibile che sa sempre dove sono io? È assurda questa cosa. Ragazzi, siamo 4 parti su 6. Se questi tizi riescono a essere fantastici, potremmo vincerla. Ok, mi stanno assistendo come delle badanti, vi ringrazio veramente. Veramente sono degli eroi, veramente, ragazzi, non ho parole. Seguiamo quest'uomo, mi ha accompagnato fino a portare il giocattolo. Ragazzi, quest'uomo è un Chad eterno. Ragazzi, io non so neanche che sta succedendo, sta tirando giù delle leve. Ma io sta roba non l'ho mai vista. Ragazzi, io vi giuro, era una delle cose più adrenaliniche che io abbia mai fatto.
È il treno! Sta arrivando un treno! Siamo vicini a lui! Il treno! Il treno! Il treno! È stato incredibile! Non so chi voi due siate! Siete i miei eroi! Specialmente quello che mi ha visto in un angolino! Cioè, quel tizio mi ha visto in un angoletto così tutto coperto! È venuto da me! Mi ha portato il pezzo del gioco! C'è stata un'interazione in diretta, ragazzi! È stato incredibile! Mi faceva come per dire seguimi! L'ho seguito! Ho messo io il pezzetto finale, lui tutto contento, siamo scappati, mi ha parato da Kiwaki con le porte. Poi abbiamo salvato insieme il tizio, lui si è abbassato, mi ha abbassato pure io per non farlo vedere. L'abbiamo salvato, siamo andati dal treno ed è la seconda partita che io vinco ufficialmente con Project Playtime. E questa me la sono un po' più sudata rispetto alla prima, che veramente non ho fatto niente. Qui, grazie a questo tizio, sono riuscito a sentirmi un vero specialista, ragazzi. Mamma mia! Allora, parliamoci chiaro, questo gioco è il niente, ok? Però questa è la dimostrazione di come questo gioco potrebbe avere del potenziale. Perché io sinceramente, io mi sono divertito adesso. Forse questa partita, soprattutto la parte finale, io ve la potrei mettere come miglior partita che io abbia mai fatto su Project Playtime. Cioè potrebbe essere la partita più divertente come specialista che io abbia mai fatto su Project Playtime. Mamma mia ragazzi, perché questo gioco non è buildato bene, può regalare delle forti emozioni. E per concludere, dato che è presto, famoci un'altra partita, ragazzi. Questa vabbè, la perdiamo, ovviamente. Io ho il materiale per il video, ragazzi. Mi sento assolutamente non soddisfatto di più. Non so chi voi due siate, però erano secondo me dei super skillati, ragazzi. Avevano tutti i pezzettini, sapevano tutti i trick per resuscitare i compagni che erano morti, ragazzi. Senza senso, veramente senza senso. Ma poi la nonchalance, io stavo nascosto in un'angoletta, avete visto, no? E mi ritrovo questo qui che dico, che sta a fare questo tizio? Che mi porta il pezzo del giocattolo e mi comincia a fare come le emoticon, forse devi fare qualche cosa pure tu. E l'abbiamo vinta in 3, cioè loro due che valevano per 20 praticamente, e io che, diciamo, ero la spalla comica, come si dice, no? Solo Project Playtime può regalare queste forti emozioni, ragazzi. Dopo una partita gloriosa come quella di prima, ragazzi, dai, per concludere direi che un massacro sia, come dire, fondamentale farlo. Comunque la regola che quelli più skillati sono quelli che hanno più skin, ragazzi, è confermata, incredibile. Quei due di prima erano assurdi. Non ho neanche iniziato io e già c'è una mamma in onglex. Vabbè, questa, ragazzi, ve l'ho detto che era un massacro susso, ragazzi. Questa neanche ho fatto in tempo a muovermi in questa ambientazione del teatro, ragazzi, che mamma in onglex mi ha preso e mi ha fatto del piacere fisico. E siamo finiti nel tombino susso. Comunque, ragazzi, per me è un mistero, perché se io gioco come mostro non mi trovo nessuno. Se gli altri giocano come mostro trovano le partite. Questa cosa è assurda per quanto mi riguarda, però. E mi sa, ragazzi, che moriremo così. Questi neanche ci vengono ad aiutare. Vabbè, questa partita è proprio inutile, però dai, era divertente averla come ricordo pure questa, va? No, ragazzi, siamo morti così. Non ci ha salvato nessuno. Dentro questo tombino ci stanno tipo gli Smiling Critters che ci mangiano. Sì, mi sa che è una grande vittoria per Mammy Long Legs, ragazzi. Una gran vittoria per Mammy Long Legs. Ah, questo tizio ci vuole salvare, ma... sei stato carino a salvarmi, ma è finita, ancora prima di iniziare. Cioè, non siamo neanche riusciti a superare l'area iniziale con questa Mammy Long Legs. È veramente pazzesco e assurdo. Guarda quanto è carino sto Huggy Wuggy seduto. Che guarda. Vabbè, ragazzi, questo è per farvi capire la differenza di quando capiti con dei pro e con persone che hanno appena iniziato a giocare, eh. Ah, niente, ragazzi, l'ho beccata proprio sus. Niente, ragazzi, ci ho provato. Vabbè, dai. Ci può stare, dai. Io mi ritengo soddisfatto per la partita di prima, ragazzi, quindi GG. Ragazzi, io per me mi ritengo soddisfatto per la partita di prima. Per me quella partita vale tutto il video e va bene così, ragazzi. Mi sono veramente divertito. Tantissimo. Quella partita è stata un ricordo che mi porterò nel mio cuoricino godoso. Incredibile, ragazzi. Avremmo beccato probabilmente i top 2, se non nella top 10, dei giocatori più forti di tutto Project Playtime, ragazzi. Quei due erano disumani. Erano assurdi. Ragazzi, direi che questa puntata di Project Playtime può finire qua. Noi ci vediamo al prossimo video nella speranza di vincere altre partite, vedere se riusciamo a tornare nei panni di Huggy Wuggy o di Mammy Long Legs, non dico di Boxy Boo perché ormai ci ho perso le speranze. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Che cosa con voi? Ci vediamo al prossimo episodio pazzesco assurdo.